La zona Gambarana è un quartiere molto frequentato da sportivi con dei punti di riferimento che però vengono, diciamo, un po' presi con poco rispetto in quanto, soprattutto per quanto riguarda il parcheggio, nonostante gli spazi a disposizione, le macchine vengono lasciate in mezzo alla strada, appena dove si arriva si lasciano le macchine. Non di poco rispetto, con mancanza totale di rispetto, perché i fruitori di quello spazio, l'area a ridosso del campo scuola, il campo d'atletica, il circolo tennis, i fruitori che fanno sport spesso lasciano parcheggiate le macchine in seconda, tripla fila, creando un pericolo imminente per chi utilizza mezzi alternativi, quindi le gambe, quindi un totale disordine, quando basta percorrere 50 metri e ci sono dei parcheggi a disposizione. Poi sono anche delle attività in prossimità della scuola di Jacobis dove c'è un ammucchiamento di macchine che è qualcosa di ingestibile e indicibile. Anche lì abbiamo chiesto ai cittadini di rispettare un po' i luoghi, ma dove non è possibile abbiamo espressamente chiesto a chi poi è deputato a questo controllo, e mi riferisco alla fattispecie ai vigili urbani, ogni tanto un giro e apporre qualche targhetta con una multa forse aiuta a comprendere il problema e qualcuno si pone il problema e magari rispetta quel luogo e quell'ambiente. Perché non vengono i vigili qui, sono più orientati verso il centro e le aree di stallo dove ci sono i reali divieti di sosta. Ma io no, che sto quotidianamente a vedere se ogni tanto passa qualcuno, forse non è che devono passare tutti i giorni, ogni tanto ricordare ai maleducati degli spazi pubblici che qualche multa forse può rimettere le cose a posto. Chiediamo semplicemente questo, dove l'attenzione del cittadino a un problema sociale decade, allora bisogna intervenire con altri mezzi.